Incominciamo questo salotto con Cesare che non sta credendo al fatto che i dialoghi in Animal Crossing sono parlati per davvero. È vero. Non sono parole scandite bene, però sono suoni che seguono effettivamente le lettere. Sì, suoni, non parole. Ma le frasi sono anche riassunte, cioè non sono complete, tipo bucherellare diventa bucherellare. Dai delle prove. Guarda così, no, delle prove fatte bene. Dimmi! Dimmi, detto dimmi, Seconda cosa, cazzo! L'hai sentito? O siamo tutti drogati o l'hai sentito? L'hai sentito. Face falling. Salotto. Riverenze a tutta la... Parliamolo tutto così. Oh, Frank, abbiamo un montatore per poterlo fare. Possiamo fare tutto il salotto parlando sì, l'Animal Crossing e lui ci sottotitola tutte le cose. No, ma ci velocizzano in post. Oggi capiremo come scambiare pere con pesche su Animal Crossing. Allora, tanta roba. Oh, ma è vero che tu avevi un commercio di pere pazzesco? Enorme. Questi anni di Space Valley ci avete sempre, giustamente, cosparsi ovunque, in ogni spazio possibile, di idee per i video. Quindi abbiamo fatto un box domande sul nostro profilo Instagram in cui vi abbiamo chiesto di darci delle idee. Perché le sono finite. No, noi le andremo a guardare tutte e faremo un commentary. Ve le smontiamo. Magari non è detto. Beh, nel corso degli anni si sono viste idee carine sotto i video, idee totalmente infattibili, oppure mi fanno molto ridere quelle specifiche. Cioè c'è gente che si infotta tantissimo con magari un determinato argomento e dice: fate il video di valutazione sulle ringhiere. A livello food, tipo, che so, c'è un cibo caratteristico del suo paesino in Basilicata. Sì, vero, quello fighissimo. Però quello fattibile in realtà. Cioè vai là, ne assaggi 10 tipi diversi. Sì, ma devi farlo dentro lo Sai studio. Che potrebbe essere uno svolto. Ma andremo a guardare un po' delle idee che ci avete mandato, perché ci avete bombardati giustamente nel box domande, e andremo a smontare quelle che smonteremo per farvi capire che pensare un'idea non è facilissimo, o magari lo è. Magari le promuoviamo tutte. Oppure a apprezzare quelle apprezzabili e anche... Aspetta, mi puoi prendere nel mio zaino, taschetta, sopra il mio taccuino? Che schifo. Questo lo mettiamo in video. Certo, me le devo annotare. Alla fine di tutto, le migliori, o la migliore in realtà sarebbe la migliore. La faremo. Sono pronto a copiare. Questa è la famosa agenda ritorno dove segna tutte le idee per le puntate. Ci sono due pagine scritte. Ah, qua lo voglio dire. Avevo tutti gli appunti della serie di Boba Fett. Dovevamo fare podcast che non è mai stato fatto. Scott Bane, Double Jetpack, Scudi Riflettori. Cos'è Merlux? C'è scritto su Luca all'inizio. Teschio su carro. Teschio su carro già. Bellissimo. Non disturbatore pazzesco. No, è che io volevo parlare di sta roba. Ma chi se ne frega? Allora, guardiamo questa idea o no? Juice Bale. Vabbè, Juice Bale. Juice Bale. Scrive: sono anni che aspetto un video dove hai fatto una classifica dei succhi di frutta. Spero non me lo sia perso. Perché non l'abbiamo mai fatto? Aspetta, una classifica in che senso? La miglior maionese, il ketchup. Però lo fai i succhi. Dai, no, io prendo appunti anch'io di puntate serie. Perché qua c'è da prendere appunti. Cioè, secondo me non è che non ci abbiamo mai pensato. È che sono zucchini, i soliti video. Zucchini. Cioè. Fra l'altro c'è un mio amico che me la chiede sempre questa. Ma guarda che stanno ancora aspettando l'incrocio per le salse rosse. No, quello non l'ha mai chiesto nessuno. A zucchini, effettivamente, hai il packaging, hai la polpa, hai un sacco di roba che sì, puoi valutare. Tantissime marche diverse. I zuccheri. Andiamo a comperarli. Okay. E faremo una sola di queste. Come una sola? Questa è fighissima. Palla. Ufficialmente faremo un vincitore, poi le altre le rubiamo. Questa provata ha vinto. Passiamo alla prossima. Puoi farlo mentre sei al bagno. Questo è bellissimo. No, nel video Xbox non riesco a fare una mancia in cui giocavamo. Tu sei seduto semplicemente al bagno. Esatto. Due VC. Sì, ma puoi farlo seduto. Ma tu devi immaginare come se stessi facendo una cacca continua. Ma quindi cosa non fai? Qualsiasi cosa. Tipo cambiare la lettiera del gatto, cucinare, puoi fare qualsiasi cosa. È che il concetto non ha senso perché i fornelli sono lontani dal cesso. Puoi farlo sul tappeto elastico, aveva un senso. Ma lì è difficile. Fa ridere, lì sei solo seduto. No, perché tu devi immaginarti la cacca continua. Che sei teso? E solo tu che così, che fai... È che non puoi staccare il culo. Io cago. Più che puoi farlo, dovresti trovare delle cose che già nascono per una ludicità sul cesso. Tipo esistono i campetti da golf che tu ti metti seduto e li usi. E sarebbe figo tipo testarli. Cosa fa? Esatto. Al cesso. Esattamente. Esatto. Però a me piacerebbe pensare a qualcosa di uso comune che puoi fare al gabinetto. Però è che nella realtà della vita poi non è utile perché è vero, lo fai. Fate al cesso. Ma di tutto. Tornando a Benny, non so se è applicabile. Cioè, no, si può fare. Qui è super semplice. Ah, non lo segni neanche. Passiamo all'idea di Emma. Emma Carica
Sulo. Cioè, che hai detto? Emma Carica, Emma Carica Sulo. Modellare l'argilla, ma voglio pure Frank e Nick. No, fighissimo. Abbiamo pensato a una roba fighissima quando abbiamo letto questa cosa. Di fare creazioni con uno dietro l'altro e modellare una roba insieme. Sextile re dell'argilla. Ho re paura che quel robo lì che gira costi un macello. Ma potremmo avere i contatti per averlo. E il forno che lo rubiamo. Dell'are. Il problema è che viene una merda. Cioè, il problema è che con quel robo lì puoi fare solo vasi. Fai la sfida sul bicchiere, il vaso. Tu il puoi piatto. Fare un vaso, ma puoi fare un bel vaso. È un video figo, ma ha un sacco di criticità dal punto di vista organizzativo. Già solo il fatto che stiamo uno dietro l'altro a fare in maniera erotica un vaso. È vale che tu, la candela. Vedi, tu sai quale argilla usare, sai come si comporta l'argilla. Hai mai modellato l'argilla io sia da una rottura di c***o in mano? Basta che vai in un posto che fanno dove fanno i corsi e fai l'esperienza lì. Trova uno studio e lo facciamo. Kate Vincio dice: fate un riconosci il più costoso con il tatto, ad esempio tessuti o robe simili. Noioso. È che anche qua nessuno sa niente di tessuti, come fai? Cioè io semplicemente direi questo è più morbido, costa più. Cioè non esatto. Ha senso, è come riconosci la pianta, non conosciamo le piante. Compri la stessa cosa, chip, la stessa cosa. Sì, no, ho capito. Vabbè, la tipo cosa. Tipo indovina il prezzo. Cioè, pensa allo spettatore che lo guarda a casa, non c'è nessun intrattenimento. Cioè, mi frega, io voglio divertirmi. Ma non è divertirmi. Ma infatti poi non ti diverti. No, vabbè, guarda, è il tipico video che se io te lo preparo tutto anche col piscione da 300.000 euro, non ce lo possiamo tu arrivi lì e ti annoi come la morte. Oh, Eleonora Federighi cosa ci chiede? Altri salotti con Margherita Vicari. Ma magari. Ma io vorrei dire, con tutte le persone che sono al mondo, ne abbiamo già fatto con lei, facciamolo con altre ma persone. Ma figo Margherita. No, io vorrei un botto rivederla. No, però ha ragione, una live con Margherita. No, sai che cos'è la cosa figa di Margherita? Che è cresciuta un botto a livello anche artistico. Ma sono d'accordo, però è già passato. No. Passa Balini, ci sta che venga. Infatti in realtà anche lì non sono d'accordo, tra tutte le persone del mondo che esistono, perché sempre le fammi un esempio. Ma perché sono amici, bello. Tu dici a Frank, ma facciamo tre salotti tutti con Cristina Scabbia, ti dice di sì. Lei non abbia mai fatto niente. Però tre salotti li facciamo. Sì, io lancio una sfida a casa a Richard e Fraffold. Lasciamoli in pace. Ragazzi, tornate qua quando vi pare, proprio per fare un video. Vi svegliate e volete fare un video con Space Valley, prendete il treno, ve lo rimborsiamo e tutto. Arrivate qua e Frank, se senza dirci niente, è coerente con se stesso, vi deve bloccare la porta e vi deve rimandare a casa. Vi deve fare no! No, abbiamo già fatto con altri. Con chi sembrava quando passava Yakidale che abbiamo detto ci becchiamo e l'abbiamo liquidato in 5 minuti. No, l'abbiamo salutato. Sì, lui voleva rimanere, infatti a un certo punto fa, ma ha detto visto che dovete registrare vado via. Vabbè, forse dovevamo registrare. No, era così, ma ci sta, è giusto, c'è una persona viene una volta. Scusa, Yaki, tornare quando vuoi. Sì, si potete tornare quando volete, ma invitateci, troverete a noi, Frank che vi sbarra la strada, ma sarà la sfida, è figo. Cioè, però io vorrei un po' vedere i nostri ospiti. Abbattetelo con un pugno. No, sarebbe bello vedersi infatti privatamente. No, ma quello è bellissimo. Benedetta Durante può essere un tiramisù. Questa è tipo una di quelle idee che dici: ma come può esistere questa? Secondo cosa? Me è la classica cosa che noi pensiamo e diciamo: no, troppo sbaglio. Aspetta un attimo. No. L'unica cosa che lo può salvare Bravo. È andare a sostituire l'elemento Bravo. Negativo, secondo me, del tiramisù. Bravo. Caffè. Il caffè ma no. Qui. No, è la panna. No, i biscotti, cioè no, nel biscotti senso, nella buoni. Storia si è usato il pavesino, il le gocciole. No, ma sta zitto, ma con savoiardo. Però può essere un savoiardo. Però pensare l'unico modo è dire vado a impregnare la cosa in fondo con un'altra cosa. Il mascarpone Bello. Rimane mascarpone. Vai, puoi cambiare il biscotto e il liquido. No, il biscotto io lascerei sempre lo stesso, impregnerei con qualcosa. Figo. Si chiama tiramisù, penso per il caffè, quindi sì. Sì. Io la vedevo impossibile come cosa da fare. Però è bella l'idea di Nelson. E Benedetta, hai vinto il Hai vinto anche tu. Ti arriveranno a casa una scatola di scarpe vuota. Segna bene, non impregnare, basta. Backcountry sex sale, leggi tu. Tonno. La cacca di tonno. Cioè, queste sono le migliori idee che hanno prodotto. Abbiamo cercato un attimo di prendere un campione casuale. Però anche se, no, aspetta. C'era un video che mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma alla fine non si trova niente. Prendere delle coproliti, fossili di cacca, animali. Che Cesare ha a casa. Di tanti animali diversi, mi sarebbe piaciuto. E poi fargliele riconoscere. Level up di questa idea potrebbe essere non riconoscere i fossili, ma andare in giro un attimo e prendere delle merda di animali diversi. Di cani diversi e riconoscere la razza del cane. Però vai tipo in una fattoria, raccogli 5 merda di animali diversi. Non è così possibile. Però secondo me non dovrebbe essere vera. Sì. Perché quello è quell'elemento trash che volevo togliere. Però non è brutta la cacca di animali. So, dipende se lo affronti seriamente. Comunque Nelson si attiva con la cacca, niente da fare. Ma che cos'è la tua perversione? No, non è la tua perversione. Cioè, cosa facevi da piccolo per avere sta passione? Non c***o. E quindi era mitologica per me. Ma non è stupido l'armamento cacca. Cioè, se prendi la cacca di una mucca, non è brutta, è erba alla fine. No, ok, ma puzza da far schifo. Sì, rideremo un botto. No, è vero, proprio l'elemento anche dentro una ma come lo attua? E la sbatti sul tavolo. Allora, ok, spiegami il giorno di preparazione, tonno cosa va a fare quel giorno? Andiamo in una fattoria. Prendi la
No, dobbiamo sistemare il set e chiediamo al fattore: ci prepari una merda di ogni tipo di animale che hai qua? Cioè, abbiamo questi 10, loro avranno le loro 10 opzioni, tu non hai fatto. Va bene, lo facciamo. Però va fondato seriamente. A spadare questa. Vedi, da un'idea del cavolo è nata. Cacche degli animali. Indovina la cacca in fattoria. Dovremmo andare tipo in un bioparco. No, è che io. Vero, andiamo al bioparco. È il bioparco figo. Tutto sto video mi esalterebbe se ci fosse la cacca di orango, che sinceramente non ho mai visto. Andiamo al bioparco. Basta, prossimo. Jessica Turci. Tra i not to laugh. A turno, con travestimenti, eccetera, cercare di far ridere la persona sullo sgabello. Prossimo. Hai un rischio cringe altissimo. Hai un rischio cringe altissimo. Però una roba secondo me che poteva essere carina per una live era prenderci e chiederci cosa ti fa ridere, spiegare il perché ci fa ridere, e poi magari vedere se realmente, se glielo poniamo live, una roba del genere lo fa ridere. In realtà in live è bello anche un try not to laugh classico. Le compilei. Prossimo. Ballarinolino. Nicola Scaraoke. Finalmente non più tonno karaoke, ma Nicola. Solo quando tornerà tonno karaoke. Io volevo, preparatevi voi a casa, le amici del salotto abitanti, perché vogliamo fare un'edizione del salotto karaoke dove voi cantate. Scaldate bello. La voce. Mi era venuta un'idea molto figa. Secondo me sarebbe, e ci mettiamo un nulla a farla. Ho letto la tua agenda. Cacche fattoria bioparco. Cosa devo scrivere? Tre elementi chiave. No, mi era venuta un'idea per gli Yak di Yacche. Fare un palchetto di birra in chiusura. Fare del karaoke. Non quello che facevo in puntata. E visto che non ho occasione giapponese. Di stile giapponese, però tipo fine puntata con proprio il testo che scorre. Visto che c'è a Milano il karaoke. Ma c'è anche a Bologna. Sarebbe figo avere il karaoke a Yak di Yak. Dovrei essere ubriaco. Prossima. Fede Arado. Oh, senza farlo apposta. Pazzesca. Questa l'ha proposta Cesare ieri. Ah, ma quindi l'hai copiata? No, l'ho letto dopo. Ma questo. Che l'avevi fatta? Infatti mi sembrava troppo bella. Beh, ma puoi fare qualsiasi cosa. Beh, era del sandwich, era del tavolo. Dobbiamo fare. Costanza. Beh. 91108 dice: può essere un fortissimo. Però me la devi spiegare in che senso. Questo è geniale. Allora, guarda, me lo immagino già. Tu hai da un lato del set un fortino costruito sempre con cose diverse. Poi tu crei il metodo per scannonarlo. Quindi la cannonata, e vedi quanto resistono. Dimmi qual è la cannonata. Facciamolo. Io che mi lancio, esatto, sul fortino. Vabbè, l'uomo cannone. Allora, per me, cioè, non è una cosa attuabile, parlando seriamente. Nel senso ci che siamo non so... sparati no, con aspetta. Delle cose cowboy finte. Ho un grande problema con i fortini. Non sono mai riuscito a farlo in vita mia, manco con i lenzuoli. No, serio? Non sono mai riuscito a fare un fortino. Io li faccio ancora, fighissimo. Sono per i gatti. Però è dura. Cioè, secondo me non si riesce. Secondo me è evitabile. No. Davide Lorusso dice: spinta interna miglior kebab. R di kebab. Ma è sempre una serraggia di ingredienti. Ma no, ma alla fine lì, ma non è tanto la preparazione, è la scelta di cosa ci vai a mettere dentro. Anche alla fine, quando abbiamo fatto il re degli hamburger, era la scelta. No, della... Ok, cioè io ci posso mettere l'uovo. Sì, è come poco. Olive. Come olive. Sì, è come il poco. Sì. Ci vorrebbe il coso di kebab. Io mangio un kebab da tipo 4-5 anni. Porta la Babilonia. Lost in the Moon. Fate una prova di pole dance. Tanta roba. Questo è figo. No, io vorrei capito. Vedere Frank fare pole ma dance. Che idea, ci vuole un'abilità. C'è sì. gente che studia per anni per fare pole dance. Piuttosto scrivete: fate un vlog in cui andate a provare un corso di pole dance. Sarebbe bello avere un insegnante di pole dance a Yak di Yak. Vecchio. Beh, questa è una bomba. Suggerisci una cosa che avevamo pensato in realtà un figo. Sacco di tempo fa. Può essere un purpo. Può essere una polpetta. Perché vi ricordate quando abbiamo fatto può essere un estratto tipo l'estrattore? Che venivano tutti i rimasugli di polpa di cose, che erano delle polpette. Dovremmo usare l'estrattore per creare delle polpette. Ma tu questa roba la dici da tipo N anni? Era venuta quando avevamo fatto quel video. È qua la cosa che devi capire. Però la polpetta se farla così, però secondo me ci devi mettere la base di macinato. No, 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 il pane. No, la pane polpetta uovo. Esatto. È, no. Ma tu di devi viaggiare. No, io non farei viaggiare. Pane uovo, cose io non farei né il pane né il macinato. Ma allora non è una soltanto la forma della polpetta. Una polpetta di verdura, carota. Ma cosa vuol dire? Se prendi allora la carbonara incomincia a far così la polpetta. È una questione di forma. No, beh, allora vedi no, qua no. Guarda che abbiamo fatto di peggio, cioè, può intendi può essere una pala. Esatto. Può essere una pala di cibo. Sicuro non metterai macinato, il limite è il pane. No, scusa, le polpette di salmone sarà pane e salmone a sto punto. Abbiamo scoperto che le polpette sono can ederli. Comunque può essere polpetta, secondo me è fattibile, ma bisogna capire. Può essere una palla di cibo. Cioè, però sono due video fatti. Buono a palla. Federico De Ioanni. Taste test dei vari ciccioli che ci sono nei supermercati per vedere quali sono i più buoni. Che schifo i cibi. Però è una roba che tipo a me da bolognese caserebbe. Ecco cosa abbiamo mai fatto. Il cibo più grasso. Il lardo. Il lardo è grasso. Fighissimo. Cioè, il cibo tipo più grasso. La classifica lo vuoi fare. La classifica. Non ha più. Ma poi non puoi segnare cose che non hanno proposto gli altri. Basta cercarlo. Beviti l'olio, sei a posto. Ma no, era figo tipo tu che mordi la panetta di burro con lardo. Non lo faccio quello. Ma abbiamo detto puntate che divertono. E questa non ti piacerebbe? No, zero. Felice non sarà la va bene, va bene. Prossimo.
Ma perché ci sembra un commento di Nelson? Ho fatto un gag così. Tu non la spieghi, perché cioè Nelson ha commentato un video in cui sta tutte le volte che chiediamo qualcosa c'è la sua risposta. In che senso? Ma l'ho scritto proprio a caso. Poi saresti te. Io guarda, ti giuro, lo era farei. L'ultimo. Era l'ultimo. Era l'ultimo. Era un esempio di video impossibile. Non lo possiamo fare. Ma l'ho scritto a caso, che abbiamo trovato un sacco di idee potenzialmente. Sì. Idee c'è di nuovo. Allora, di nuovo. Questa settimana il brainstorming l'abbiamo fatto. Potremmo in teoria questo plot doveva essere un prendiamo le idee e vi spieghiamo perché non sono fattibili. In realtà ne sono venute Sì, qualcosina. Per ripensando al suo salotto, qual è quella che vi è rimasta impressa? Che dite ok. Succhi di frutta. La merda. La però cacca. Non è stata proprio la cacca. Io ho sognato succhi di frutta cannuccia, impregnare fondo tiramisù, può essere una polpetta, come occultare il tempo, come, non occultare, occupare il tempo al cesso. Modellare i vasi, cacche fattoria barra bioparco, il re della pasta poke, kebab, burrito, tacos, guacamole e il cibo più grasso. Nessuna è geniale. Questo dimostra che sul momento un'idea può essere perfetta, pazzesca, riguardata dopo qualche secondo potrebbe essere una grande ogni cioè ti deve gasare in quel momento fare quella cosa e devi crederci tantissimo. Io farei vincere perché è l'unica nata così, perché le altre poi ci abbiamo pensato noi, i succhi di frutta. Siamo quello della cacca. Ma facciamo può essere anche polpetta. Tiramisù. Può essere tiramisù. È stato generico. Sì. Però, ma scusate, non possiamo vincere il King della pasta, che tanto la dobbiamo fare. Se il King della pasta non ha avuto così consenso come le altre. Di frutta, dai. Se tu non capisci che quelli più banali in realtà sono anche quelli più utili. Abbiamo non fatto, voglio l'utilità. Fra, quando abbiamo fatto quello dei sandwich, la gente mi fermava per strada e diceva: quello era fatto fighissimo. Quello dei sandwich, quello era bravissimo. Perché a me l'hanno detto. Vedi, perché quello era fatto. Ma non mi interessa. Però vince comunque succhi di frutta, un applauso. Grazie, Juice Bale. Juice Bale. Sì. È stato figo però come format. Molto è una roba figo. Che riporterei. Poi adesso hanno visto come reagiamo, quindi sanno che cosa consigliarci al prossimo salotto. Fate di peggio. E poi mi raccomando, partecipa anche te adesso. Cioè, mi raccomando, non perderti il fatto. Certo, commentate quale di queste idee che abbiamo valutato vi ispira di più. E se ci vorreste vedere in un bioparco che lo visitiamo. O nudi. Arriverenze. Ma rispondi. Ma se mi è appena caduto un pezzo di muro addosso. Ma... non di muro, come si chiama? Intonaco. C'è qualcosa di bianco che mi sta assalendo. Dai. La forfora di Nick ti sta scrollando la testa sopra. È vero, grattati. Ma vabbè, ovvio che se mi gratto viene. Ma quindi è tutta roba tua.